28 marzo 1566, fondazione della Valette, capitale dell'isola di Malta. Jean Parisot de La Valette, condottiero francese, gran maestro dell'ordine dei cavalieri ospedalieri, dopo aver difeso Malta da un assedio dell'esercito ottomano, resistendo per 3 mesi, posa la prima pietra ad una città che verrà chiamata in suo onore Humilissima Civitas Valette, oggi nota come La Valletta. Primo edificio ad essere costruito è la chiesa di Nostra Signora delle Vittorie. Il Gran Maestro chiede finanziamenti a re e principi d'Europa, a partire da Papa Pio IV, che dopo averlo premiato creandolo cardinale, invia un grande architetto dell'epoca, il cortonese Francesco Laparelli. Grazie alla fama ottenuta dall'ordine durante l'assedio di Malta, generosi aiuti non mancheranno, in particolare da Filippo II di Spagna. Nel corso dello sviluppo della città, la direzione dei lavori viene proseguita dall'assistente di Laparelli, Girolamo Cassaro, che progetta la Concattedrale di San Giovanni, per 2 secoli chiesa conventuale dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, chiamati spesso semplicemente Cavalieri di Malta, in quell'epoca appartenevano esclusivamente alla nobiltà delle più antiche ed importanti casate europee. Proteggevano e difendevano la fede cattolica e l'Europa dalle continue incursioni dei turchi ottomani. Le inestimabili opere d'arte che ben presto impreziosirono la cattedrale ne fecero una maestosa espressione del barocco.